importante rispetto a quando giocava a Campobasso. Giannolla, il capitano Nerini, avrà perso quei 20 kg. Pallone vinta dall'Anico. Zelnite dentro per Ramò, sbaglia Ramò e qui c'è un fallo, primo fallo. Nerini, sì, va a cercare la palla dalle mani di Chicca, che è brava a non fare passi e a subire questo fallo. E chiama il primo attacco Chicca. Attacca Umberti Rebaldi, che trova Cottenis in palleggio, ancora per Baldi, non va al tiro, cerca ancora Cottenis, la trova Cottenis per De Cassan che va al tiro e i primi due punti sono di Flavio De Cassan a 9.30. Lei è brava a trovare l'equilibrio anche quando è in salto e realizza il primo canestro. Mi sbaglia invece Carlotta Giannolla. Qui Giannolla fa tutto bene con la mano sinistra, cerca l'aiuto del tabellone ma la palla esce. Ma siamo state reattive a rimbalzo. O rimane Nico in attacco con la rimessa laterale. Attacca la Nico Botteghi, non va, a rimbalzo c'è Baldi, palla che scivola e sarà rimessa in attacco in favore della Nico. Baldi non è riuscito a tenere tra le mani il pallone, no. Rimessa affidata a Diletta Nerini, capitana della squadra toscana, che trova Ramò. Ramò non va al tiro, trova Giannolla dentro per Zelnite e dopo un po' di situazione molto brave a punire la difesa del cambio di Umberti su pick and roll, giudice davanti non riesce ad arrivare su questo lob, due punti facili. Pompei al limite dei 6.75, va al tiro da tre punti, non va, all'imbalzo c'è Ramò, toccata da Baldi, ma Ramò fa ripartire la sua squadra. Zelnite per Botteghi, Botteghi va dentro, non va, Cottenis riparte ora la bottega del tartufo, Pompei in palleggio, Pompei dentro, non va. Peccato perché Baldi si era aperta molto bene in questo pick and roll in transizione e tutto il lato forte è rimasto sulle sue, Chicca ha preferito la conclusione personale allo scarico. Siamo ancora 2-2. A 8.18 alla fine del primo periodo, quando attacca ancora Umbertere con Chicca, Pompei che trova Cottenis per il capitano, marcato da Ramò, il capitano. Cottenis non aspetta il blocco. Giudice per De Cassan, in penetrazione dentro De Cassan, non va, palla che rimane sul ferro, poi esce. Botteghi ora per Giannolla, Giannolla e va a guadagnare due liberi. Peccato per De Cassan, questa no, un buon attacco al ferro, bene. Mancava un pochino di spin, di rotazione della palla per far sì che Umberti andasse in vantaggio. Nico in lunetta con Giannolla. Giocatrice che è cresciuta anche negli Stati Uniti, se non sbaglio. Sbaglio il primo. Zero su due di Giannolla, ma c'è Ramò che trova Zelnite e qui Staccini si arrabbia. Ramò. E palla che entra. Questo rimbalzo difensivo perso da Cottenis costa due punti. Pompei per De Cassan verso Cottenis, per Chicca, Pompei ancora per De Cassan, giudice dentro il capitano, tutto facile. Federica vuole entrare in partita con la sua grinta e lo fa molto bene, attacca il centro poi cambia mano e va a concludere da sotto col destro. E Giannolla, anche lei non sbaglia. Giannolla trova l'area completamente libera. Nessun aiuto efficace dal lato debole. Vediamo se Umberti reagisce. No, palla persa. Ramò, vediamo, marcata dal giudice. Ramò non va, rimbalzo il Cottenis. Pompei. Buona la difesa di giudice in quest'ultimo uno contro uno. Giudice che trova Baldi, vediamo se andrà al tiro. No, sì, e non sbaglia.
da quella posizione Baldi fa sempre sì. canestro. Oltretutto ha letto molto bene la difesa che aspettava dentro per levare l'alto basso con Kotnis, e allora ha fatto benissimo a punire questa scelta difensiva. Complimenti. Ramo trova Gianolla. Nerini. Passa in mezzo Kika su pick and roll. Ramo da tre punti. Non va, rimbalzo, c'è cioè Giudice che consegna subito a Pompei. Kotnis ci va da tre. E ottimo. Non sbaglia neanche Annetta. Nico rischia a battezzare Kotnis perché Kotnis ha un ottimo tiro dalla distanza. Nerini prova Gianolla, tutto facile. Brutta difesa qui sull'alto basso. Non si può stare dietro la lunga che riceve troppo facile sotto canestro. Sì. Non ci ha messo tanto ad andare a canestro, numero 13. De Cassan che trova Kotnis, non va il tiro ancora. Va ora e non sbaglia. Semigancio morbidissimo dal palleggio di Aneta Kotnis che comincia a far vedere le sue capacità tecniche. Botteghi da tre. Non va, a rimbalzo c'è il capitano e palla contesa con Ramo, freccia premia un vertice. Botteghi da molto lontano, senza ritmo e nei primi tre secondi dell'azione, infatti non mi pare che Andreoli sia contento di questa scelta. Stager. In palleggio c'è Pompei, trova Baldi per Kotnis, ancora per Baldi, indietro per la regista, chicca Pompei, Giudice. Giudice, e qui c'è un fallo in attacco e quindi sta rimessa per l'amico. Fallo in attacco di Giudice. Nerini è brava a prendere i sfondamenti, è una delle sue caratteristiche nelle numerose partite che ho visto. Ramo per buona la difesa di Cassan qui per Nerini. Gianolla, Nerini, e tutto regolare, Nerini che scivola, quindi sarà rimessa in favore di Umberti. Kotnis al limite dei 6,75 per Pompei. Pompei va dentro, scarica su De Cassan che non va ancora. Attenzione, De Cassan, Kotnis, Gianolla e alla meglio Gianolla. Lotta a rimbalzo che premia la grinta di De Cassan e Baldi, lottano sul pallone anche quando vi erano poche speranze e invece guadagnano una rimessa in attacco. Atteggiamento giusto direi, a rimbalzo. Kotnis alla rimessa per Beatrice Baldi, questa altra parte per De Cassan. Pompei. Ricciolo di Pompei che scarica su Giudice, tiro aperto e sono tre punti. Altra azione splendida di Umberti. Questa volta è Federica Giudice, la capitana, che porta la PSU sul 14-8, ma Ramo va fino al ferro. Nonostante le braccia lunghe di Giudice. Kotnis si prova da tre, non va. Kotnis è in fiducia. Baldi, la tennita non ci arriva. Ma stavolta Baldi sbaglia, ma grande sbaglia. Baldi. De Cassan in campo per Kotnis. No! Kotnis ancora. E dopo un po' di lotta sotto canestro, Umberti non riesce ad andare a segnare. E quindi ora in attacco c'è l'Anico con Ramò. A rimbalzo c'è Gianolla e due liberi ancora per frustrazione qui di Aneta che ha sbagliato due volte, purtroppo gettando alle ortiche uno splendido diamante che ha recuperato Flavia De Cassan dalla spazzatura. Sì, una stall play come viene chiamato. Sì. Ancora Gianolla ai tiri liberi. Sbaglia il primo.
e non sbaglia questa volta, 1 su 2 di Carlotta Giannolla, 14-11, meno 3 Nico, a 3-11 alla fine del primo periodo. Paolocci intanto e Beatrice Stroscio hanno preso il posto di Teca San e Baldi. Giudice non va all'impasto, c'è Zelmite. Ramò. Ancora Giannolla, prende il centro dell'area, non trova ostacoli, non trova aiuti e va a chiudere dall'altra parte del ferro. Coach Staccini fisiologicamente chiama time out su questo meno uno dell'Amico, perché gli ultimi due attacchi di Umberti sono stati un po' frettolosi, oltre che vani, con tiri dal mezzo angolo senza che nessuno vada a rimbalzo, a parte De Cassan che ci va di suo, è nel DNA, e soprattutto anche delle azioni difensive direi un po' pigre. Troppo facilmente la palla arriva sul post. Giannolla in questo momento sta creando problemi sotto il tabellone di Umbertide. Partita comunque in parità praticamente, 13 per Nico, 14 per Umbertide, a 2.50 dalla fine del primo quarto. Le due squadre si sono studiate abbondantemente, come possiamo vedere da queste prime fasi di gioco. Vediamo se il time out sortisce effetti benefici e se Nico mantiene la difesa individuale per questi ultimi minuti del primo quarto, in questo silenzio che avvolge il palazzetto abituato a ben altro calore. Non è facile anche per le giocatrici giocare senza il loro pubblico, questo andrebbe ricordato sempre. Eh sì, è vero, il sesto uomo poi qui fa sempre piacere averlo, perché è sempre un pubblico molto caldo, poi quello di Umberto. E ora attacca la PFU Paolocci per Beatrice Stroscio, marcata da Frustaci, la classe 2001, questa Costa Masnaga, il capitano per Beatrice Stroscio. Beatrice Stroscio che ritorna oggi dopo aver saltato la partita con Firenze, chicca da tre, non va. Al rimbalzo c'è Zelmite che ci arriva prima di Kotnis. Zelmite che trova Giglio Toss. Per Giannolla, ancora Giglio Toss. Ramò. Giannolla. Scarica su Frustaci da tre punti. Sbaglia Frustaci. Beatrice Stroscio recupera questa palla da Pompei. Può attaccare ora Umbertide. Un fallo commesso da Ramò. Ottima esitazione di Chicca che va a attaccare il lato libero invece di andare su pick and roll, punendo la difesa di Ramò, che invece di mandarla sul blocco lascia aperta la corsia verso il canestro. Rimessa per la PFU affidata a Giorgia Paolocci. Baldi. Pompei. Beatrice Stroscio. Fallo in attacco. Blocco in movimento fischiato a Baldi. Alle volte si fanno un po' prendere la fretta, fanno questi blocchi senza aspettare e senza fermarsi completamente. Vedete, c'è un buon movimento nell'attacco di Nico, la palla cambia lato, tutte si muovono e infatti canestro e sorpasso, 15-14 per Nico, attacca Umbertide. Con Pompei per Beatrice Stroscio al limite di tre punti, Paolocci, ribaltamento per il capitano, giudice dentro, tutto regolare. Tutti aspettano il fischio e l'arbitro, nessuna raccoglie la palla che rotola. È rimessa per
Anico. Ramò. Gianolla. Puccini al tiro. Esce a rimbalzo, c'è Stroce, non ce la fa. Pompei. Palla che esce e sarà rimessa. 1:01, rimessa in attacco per Nico che conduce 15-14. Riposo per il capitano, rientra De Cassan. Giglio Tosta la rimessa. E qui c'è ottimo fischio. Fischio che conferma il metro arbitrale su questi blocchi in movimento. Quindi terzo fallo di squadra per Ponte Buccioso. Sì, mentre Umberti ne ha già 5, è già in bonus. Rimessa affidata a Stroscio. Cotnis sul cubo dei cambi, rileva Baldi. Pompei, Cotnis. Non riesce a trovare Stroscio. Stroscio finta il taglio backdoor, poi si allarga. Cotnis non ha punti di riferimento, palla persa. Gianolla attacca ora l'Anico. Giulio Toss e ruba palla Paolocci, molto brava Paolocci, fa una grandissima cosa. Pompei. L'arbitro una molto peggiore, che non chiama l'antisportivo. Pompei, benché ammesso il fallo dalla giocatrice stessa che si è accusata, l'arbitro ignora. Adesso dà le spiegazioni a coach Staccini, ma era un evidente antisportivo a norma di regolamento. Stroscio lungo per Paolocci. Cotnis, Pompei. Pompei per De Cassan, canestro non valido. Peccato, aveva fatto un bellissimo palleggiare se tiro Flavia, fintando l'attacco al centro, poi è andata sul fondo. Tanto cambio in regia per Umbertide con Moriconi che entra per Pompei. Alla lunetta c'è De Cassan, quindi quinto fallo, vi ricordiamo, anche per l'Anico che ora è in bonus come Umbertide. Non sbaglia De Cassan. 23 secondi dopo questo tiro libero, ancora per chiudere il primo quarto. De Cassan, ma attenzione, palla ancora De Cassan. Moriconi, 18 secondi. Dovrebbe gestire il tempo Moriconi, vediamo se lo fa. Moriconi, dentro Moriconi, non va. Ma lascia 11 secondi a Nico quando poteva tenere la palla fino alla fine. Gianolla. Passi di Gianolla. Passi di Gianolla. Sarà rimessa PFU a 2 secondi e 5 centesimi. 2 secondi per un tiro. Moriconi la prende. Non va. Fine del primo quarto, ci risentiamo dopo per il secondo periodo. Punteggio del 15 pari con il quale si è concluso il primo periodo. Ricominciamo dallo 0-0 praticamente. Esatto. Rimessa Nico con Frustaci. Giglio Toss marcata da Moriconi. Giglio Toss per Botteghi, ribalta per Frustaci. Frustaci, Gianolla. Molto brave nell'uso di questi lob per servire sotto canestro. Nico Basket ha fatto vedere già 3 o 4 di questi passaggi. L'attacco ora la PFU, Stroscio. E non riesce ad arrivare a De Cassani il pallone. Cioè arriva prima Botteghi. Stroscio passa la palla sulle mani difensore. La palla persa, mini break, 4-0 Nico Basket. Paolocci per Stroscio.
Cassan per Kotnis. Non c'è un taglio, eccolo. Moriconi. Il taglio arriva leggermente in ritardo, il passaggio è impreciso. E Paolocci deve mettere una toppa. Commettendo fallo. Probabilmente non era neanche fallo, ma sai, qui il gesto viene fischiato sempre. Un po' ferma Umberti quando la palla va in post basso da Kotnis, non c'è movimento, le quattro giocatrici sul perimetro. Rientra a giudice Strosci, abbiamo visto ancora qualche problemino di forma dovuta a un problema fisico. E allunga Nicolo al più 5, 20 a 15 per le ospiti. Stagger. 20 a 15, attacca la PFU, giudice. Dice che trova De Cassan per Paolocci. Paolocci dentro per Kotnis. Va il tiro Kotnis, ma va a rimbalzo. Vedete, triplicata Kotnis. Scada di 24 secondi. Triplicata Kotnis su questo rimbalzo, molto aggressiva la difesa di, in senso sportivo è corretto, quella di Nico Basket. E Umberti è fatica in questo secondo quarto, ancora secco. Vedete la difesa su questo picchero laterale di Umberti che ha lasciato libera la lunga, mentre in attacco, quando Umberti ha giocato quest'ultimo pick and roll laterale che la giudice è Kotnis, Nico Basket ha difeso molto bene levando subito sia la penetrazione a giudice sia l'angolo di passaggio a Kotnis. Diciamo che la differenza di difesa su questi pick and roll in questo momento sta facendo la differenza. Benolla, Botteghi. Cercano sempre questo triangolo con lob che va a stoppare, poi Moriconi per Paolocci, 10 da 3 e non sbaglia Giorgia Paolocci. E il cuore umbertidese di Moriconi e Paolocci in questa splendida transizione. Cini. Tutta la loro grinta. Gianolla per Giglio Tos. Giglio Tos dentro per Botteghi e poi palla ancora a Paolocci che vedete scivola. Che trova fiducia anche in difesa. Riparte in attacco ora la PFU mentre De Cassan si impappina e mi ricaccia in gola le parole di elogio che avevo appena proferito per la squadra. Mai lo dare sempre che dopo fanno sempre qualche cazzata. È probabile questo che accada. Peccato che poteva essere la palla perché del pareggio del sorpasso. Del pareggio, del pareggio anche morale, perché anche quella tripla ha dato un po' di linfa alla squadra biancazzurra. Mustachi per Botteghi, Botteghi non va, rimbalzo c'è il capitano. Ripartiamo, Moriconi. Nico Basket si mangia un canestro. Moriconi. Da tre. Non va, a rimbalzo. Si è arrivato prima. Poi vedete Baldi un po' in affanno che torna in difesa in ritardo. Fortunatamente Moriconi può lanciare il contropiede ma non c'è nessuna, quindi deve aspettare la squadra. De Cassan in penetrazione, perde palla però e Giglio Tos la fa sua, riparte così l'Anico. Botteghi non va, giudice fallo antisportivo fischiato al capitano. Era diciamo la madre di tutti gli antisportivi. E c'è time out chiesto da questa volta da coach Andreoli. Sì, ma fa comodo anche a coach Taccini. Ovviamente. Secondo me, perché c'è qualche giocatrice che sembra un po' incerta, soprattutto nelle ultime due azioni. Abbiamo visto De Cassan che ha prima perso un pallone con frazione di doppio palleggio, poi si è palleggiata sul piede attaccando il centro, mentre tutta questa frenesia non è necessaria. Se Umberti gioca con intelligenza può lottare e portare a casa questa partita. Quando tu sedevi in panchina, se Umberti gioca come sa fare,
Sì, deve metterci la grinta che hanno messo Moriconi e il giudice con l'ultima azione, Federica in difesa nelle ultime due azioni. È chiaro che alterniamo ancora dei momenti di basket decente a delle cose più inguardabili. Sicuramente sentono anche il peso della partita, ecco. Assolutamente, come dicevamo, sarà una battaglia perché la Nico si trova sì a due punti, ma è comunque uno squadrone ben costruito, diciamo. Sì, sì, sono tutti giocatrici del 2001, ma ha portato e sbaglia il primo libero il capitano, invece Frustacic ha portato in A1 Costa Masnaga, poi c'è Gianolla cresciuto in America, insomma. No, Frustacic è un ottimo prospetto, insomma. È 0-5 per il capitano. Vedete, i tiri liberi sono sempre uno specchio della tensione psicologica delle giocatrici, 0-2. Tanto Dell'Olio che è entrata al posto di Costenis. Moriconi. Buona la lettura dell'area che va in allontanamento. Palleggia il resottino di Paolocci. Ma c'è De Cassan. Ancora. E rimessa. De Cassan fa e disfa. Dopo aver preso uno dei suoi meravigliosi rimbalzi. Sbagliamo ancora in attacco. E in attacco c'è l'amico Botteghi. Giglio Toss che trova Zelmite e c'è un fischio tecnico perché comunque Dell'Olio ha cercato di mettersi tre quarti di fronte a Zelmite, l'attaccante, ma ha sbagliato l'angolo, ha toccato, ha spinto col braccio, fallo. Frustaci non va, a rimbalzo c'è Moriconi. Frustaci giustamente sbaglia perché abbiamo parlato bene di lei, come la legge di Murphy. Stiamo male un po' a tutti. Giudice da tre, non va il capitano, ma Dell'Olio la fa sua. De Cassan non riceve e palla contesa, freccia che premia la PFU. Qui un'altra incertezza di De Cassan, purtroppo. Sì, Dell'Olio fa rima con rimbalzo, però dopo bisogna mettere a frutto questi preziosi rimbalzi che prende. In questo momento Umberti ha estremo bisogno di rimbalzi, sia in difesa per ripartire e giocare ai suoi ritmi, sia in attacco per avere qualche secondo possesso, che sono mancati questi secondi possessi, e quelli ottenuti non sono stati finalizzati, abbiamo fatto degli errori, perché dopo Nico è molto brava a congestionare l'area. Veloci per Sofia Dell'Olio. De Cassan che rischia di farsi fare palla da Botteghi. Moriconi, 4 secondi per andare al tiro, un secondo, giudice non va, abbiamo perso tempo, anche con questa un'altra distrazione che paga cara, non va però Botteghi. Splendido rimbalzo di Dell'Olio. Moriconi in palleggio, attacca la PFU, giudice al tiro, c'è il capitano e non sbaglia. Palleggio al resto tiro di estrema raffinatezza di Federica Giudice. Zellite. Dell'Olio guarda la palla e alza le mani. Canestro più fallo. Sembra un errore banale, ma costa due punti. Se avesse tenuto d'occhio la palla e non solo il suo difensore, avrebbe intercettato quel passaggio, era già sulla linea di passaggio. Invece la palla arriva con troppa facilità ed è un 2-1 per Zelmite. Ora 3 punti. Zelmite il lunetta e non sbaglia. 23-20 per la Nipa, 5-12 all'intervallo lungo, quindi a metà. Secondo periodo, quando in attacco c'è Umberto e Pompei, De Cassan. Ancora per Pompei. Il restituto di Pompei, no, sbaglia però. Beh, sbaglia, ma c'era anche il tocco sulla mano mentre tirava, non visto agli arbitri. Ed è un altro contropiede subito da Umbertide che costringe coach Staccini al time out. Sul 25-20 per la Nico, Staccini giustamente chiama time out.
vogliamo dire, i punti personali vogliamo... Anzi, non li abbiamo perché non abbiamo le statistiche. Quindi non si possono, non abbiamo il live score. Mio? Chi? Chiede molta maggiore intensità in difesa. La stessa che ci mette Nico Basket, parole di Staccini. E più concentrazione e fare le cose che hanno preparato in attacco. Cerca di strigliare la squadra. Per ottenere una reazione. Vediamo adesso l'attacco di Umbertide con Pompei. Inizia con uno stagger. Pompei quindi... un bel in attacco, Fede Cassano ancora per Pompei, trova il capitano, giudice ancora dentro, facile facile per il meno 3, si mette in proprio giudice e con i suoi slalom porta la palla al ferro. Botteghi e De Cassan che riesce a intercettare e la PFU torna all'attacco da tre punti, Pompei che però non va, al rimbalzo non si arriva dell'olio, la fa sua Frustaci per Gianolla e il consegna però sul capitano della PFU, giudice e non sbaglia neanche questa volta, giudice palleggia il resto tiro in transizione, il capitano ci mette sempre una pezza, riporta a meno uno la PFU. Intanto Frustaci in attacco, la Giorgio Tesi, Nico Botteghi per Gianolla, non va. Vedete anche adesso non c'era lato debole, non c'era aiuto sulla penetrazione di... infrazione e quindi rimessa. Perché su esce Giorgia Palocci e rientra Cottenis. D'altra parte rientrano anche Nerini e Ramò al posto di Giglio Toss e Botteghi. Sono già quattro falli per Umbertide e un solo fallo nel quarto per Nico Basket. Alla rimessa c'è Cottenis per Dell'Olio, De Cassan, marcato da Ramò, De Cassan per Chicca, Pompei che trova lo scarico su giudice che però non va, al rimbalzo c'è Cottenis, trova Pompei, Pompei dentro, Pompei e ci riportiamo avanti con Pompei e time out chiesto da Andreoli a 3:13 all'intervallo lungo sul punteggio di 26-25 per la piazza. Sì, questo controsorpasso dimostra comunque che Umbertide ci ha messo una reazione, è stata più incisiva sicuramente in attacco ma soprattutto in difesa. Quindi diciamo che il time out ha sortito l'effetto voluto. Adesso mancano 3 minuti come sottolineavi, 26-25, non abbiamo lo scorer personale purtroppo no delle giocatrici in quanto non ci sono le statistiche ufficiali a oggi. Metà della partita comunque le avremo almeno parziali per poter... ma ci pare che il giudice sia già in doppia cifra abbondantemente o comunque insomma doppia cifra sicura. Vediamo adesso la reazione invece di Nico dopo questo time out. Time out chiesto sì da coach Andreoli, ma come diciamo fa sempre bene anche a noi perché abbiamo visto sprazzi, diverse incertezze da parte nostra. C'è Frustaci in palleggio, trova Ramò, Ramò ribalta per Zelnite, Zelnite per Gianolla, palla che scivola, rimessa per la PFU. Rotazione un po' pericolosa con Dell'Olio che va a difendere sui tre punti, però poi ce la caviamo. Pompei per De Cassan.
De Cassan, giudice dell'olio, dell'olio al tiro, non va, ci arriva prima Zelnite, giudice chiama il cambio in quanto ricaduta con la caviglia sul piede del difensore, speriamo che non sia niente di grave. Per il giudice un problema alla caviglia per lei, tutta la squadra. Peccato, aveva fatto un ottimo scarico per dell'olio che ha tirato buttandosi completamente indietro. È entrato anche il preparatore atletico Grilli per la bomboletta del ghiaccio, anche il presidente che oggi investe anche di medico sociale. Vediamo, speriamo niente di grave però per il nostro capitano. La faccia di Federica non lascia presagire purtroppo niente di buono. Dolorante giudice. Mentre ci auguriamo che sia il ritorno sul parquet Beatrice Stroscio. Solo una leggera storta, che il capitano possa rientrare in campo, in quanto avete visto quanto sia fondamentale per la squadra. Ancora Nico Ramò, carata di Cassano, Ramò, Zelnite, fallo di Kotenis, non va canestro, non va a segno questo tiro, quindi due liberi a favore della lunga dell'Anico. Sì, esitazione di Ramò, molto bravo con la sinistra a ripartire e a trovare uno scarico facile per Zelnite. Non sbaglia Zelnite. Pareggio a quota 26. 2 su 2. Contro sorpasso Nico. Tutti avanti, la Nico, perché di Umberto. Stroscio per Pompei, De Cassan. Pompei, 5 secondi, da 3. Non va Pompei da 3. Ramò, De Cassan ci arriva prima. De Cassan va a subire fallo, guadagna due liberi. Il reverse non riesce a mettere a segno il canestro, ma guadagna comunque la lunetta. Questo tridente forte a rimbalzo, De Cassan, dell'Olio e Cotenis, dovrebbe portare più frutti. Sbaglia il primo libero. E purtroppo continuiamo a sbagliare anche dalla lunetta. 1 su 2 di De Cassan, pareggio a quota 27. Fallo di Stroscio. Diciamo un fallo non voluto dal coach. È commesso in maniera banale da Stroscio, che si fa superare, dopo da dietro commette il classico fallo di frustrazione. Due tiri liberi essendo un Bertini in bonus, mentre Nico ha ancora solo due falli dopo 9 minuti del secondo quarto. Uno su due di frustasi, ma palla taglia fuori, ma nessuno va a prendere la palla. Ennesimo secondo possesso di Nico, sanguinoso, Stroscio, non aspettiamo i blocchi, infrazione, abbiamo qualche problemino, il piede, rientra Baldi per dell'olio. È rimessa a lato per Umberti in attacco. Anche Andreoli effettua due cambi. Riposo per Ramò e Nerini. E rientrano Botteghi e Giglio Toss. In attacco la PFU, Stroscio, marcata da Frustati, ancora Stroscio per Pompei. Pompei, tiro, non va, ma c'è Baldi a rimbalzo. Non è valido. Ancora buon rimbalzo in attacco,
fallo della Nico, rimessa in attacco per la Piafè. Vedi l'importanza del bonus, loro ancora non sono in bonus e noi non tiriamo. Dobbiamo fare una rimessa. Ancora Pompei, dentro Pompei per Baldi. Non va, ma ancora Baldi. E questa volta Baldi guadagna. Splendido cioccolatino. Poteva anche fare un extra pass essendo un difensore contro due attaccanti, ma invece sbagliamo ancora da sotto, un canestro facile. E dobbiamo ritentare la roulette dei tiri liberi, che oggi non ci vede particolarmente efficaci. Non sbaglia Baldi, il primo libero. E di nuovo pareggio, questa volta 4-28 dopo altri liberi. 2 su 2. Stavolta Baldi invece li mette tutti e due e lascia subito il posto a Dell'Olio. Rotazioni abbastanza frequenti di Staccini per tenere le lunghe attive e dare ritmo al suo settore delle giocatrici lunghe. Vedete Dell'Olio in difesa un po' sbasso su Zelnite, tiene l'uno contro uno e vedete questa giovane Frustaci, no? È entrata con la mano sinistra, va a guadagnarsi l'ennesimo fallo. Mentre Staccini fa un clinic difensivo su come si muovono i piedi in panchina. Giustamente, perché Frustaci è penetrata troppo facilmente verso il centro senza fatica. Sbaglia il primo libero. 1 minuto 2 secondi all'intervallo lungo. Frustaci non sbaglia il secondo, fa 1 su 2, pareggio a quota 29. Pressing a tutto campo nell'ultimo minuto per Nico Basket. Vedete Stroscio. Cortenis va al tiro, non va. De Cassan, Pistroscio. Pompei. Pompei. Cortenis non va. Altro cioccolatino di chicca che viene sprecato. Sono ben 3 assist meravigliosi buttati al vento. Staccini chiama un gioco per gestire il tempo. Pompei dentro! Questa volta e a quel punto si mette in proprio. Stufa che siano sprecati i suoi assist. Qui è un passo di Gianolla non rilevato. Giotos non va. Finisce il secondo periodo, ci risentiamo tra poco per la seconda metà di questa partita sul punteggio 3-1 29 Nico. Il giudice sta ora, ha avuto una distorsione della caviglia, subito una distorsione della caviglia, quindi non rientrerà in campo, molto presumibile, almeno per oggi non rientrerà in campo e speriamo che non ci siano conseguenze gravi. In attacco l'amico Zelnite. Zelnite stoppata da De Contris, molto bene, e c'è in attacco ancora l'amico con Zelnite. Passi di Zelnite. Zelnite prova a far valere il suo fisico, ma Contris muove i piedi molto bene in tutte e due le occasioni. Infrazione di passi, palla per Umbertide. In attacco ora la PFU con Pompei. Per Contris, Contris per De Cassan. Che trova ancora Cottenis, Cottenis e ancora De Cassan, non va il tiro, trova Baldi, Baldi, il tiro di Baldi non va, ci arriva Beatrice Stroscio, Cottenis, bravissima Stroscio, andare a rimbalzo e servire Cottenis per un facile layup. 33-29. Bump irregolare in difesa di Cottenis per la PFU. Molto brava la Moa a distanziarsi dal difensore e aprire la finestra per il passaggio. Botteghi e
De Cassan riesce a rubare questo pallone importante. De Cassan, va il tiro, non va però, magnifica. Quanto fatto precedentemente, Zelnite, non va, c'è Gianolla, non va neanche Gianolla, ci riprova Gianolla e questa volta Cotris va a commettere fallo. Due rimbalzi in attacco consecutivi. Che sicuramente non faranno felice coach Staccini. Che infatti manda in campo l'artiglieria pesante. Piazza il primo Gianolla. Due su due di Gianolla. Cambio. Perché mi sembra che sia stato il terzo fallo di Cotris che va in panchina. E rientra Paolo Occi. Pompei. Allunga la difesa Nico Basket. De e si schiera a Baldi, zona al tiro e da lì non sbaglia come dicevamo Baldi. Ottimo Baldi dal mezzo angolo, ma altrettanto brava Nico in transizione. Un altro rimbalzo di Gianolla, Ramò tutta sola, la fa sua Paolocci, la consegna a Pompei e può ripartire la squadra bianco-azzurra. Pompei dentro, Pompei per De Cassan che trova Beatrice, Stroscio che si prova da tre, non va, a rimbalzo c'è Baldi e sarà rimessa per la Stroscio Mico. Forse ci pensa un po' troppo, va lunga, Gianolla trova Nerini, marcata da Pompei, Botteghi, Botteghi per Ramò, ribaltamento per Zelmite, ora Nerini, De Cassan tenta di rubare palla, tutto regolare ma non ce la fa, e questa volta rubare palla a intercettare questo passaggio e Beatrice Stroscio, riparte ora la PFU, Stroscio in palleggio per Paolocci da tre, non va, Gianolla. Ottimo il tagliafuori di Nico Basket che può ripartire. C'è un mismatch di centimetri fra Zelnite e Paolocci, ma Zelnite continua a stare sui tre punti. Gianolla. Ma riesce lo stesso Gianolla a prendere posizione. Un altro canestro facile, queste palle dentro l'area stanno facendo male a Umbertide. Accorcia le distanze Nico, meno 2, 3-3, 3-5. 6-56 al fine del terzo periodo, Pompei per Giorgia. Paolocci che subisce fallo su questo tentativo da due punti e quindi guadagna la lunetta, due tiri liberi a disposizione della giocatrice numero 13 della squadra allenata da Staccini. Ottimo taglio di Giorgia che va a guadagnarsi due liberi meritatissimi. Non sbaglia Giorgia Paolocci questo primo libero. 2 su 2 di Giorgia Paolocci. 37 a 33 più 4. La squadra di casa. Ramò perde palla, la fa sua De Cassan. Vediamo se cosa combinerà ora Umbertide. Il tiro di Giorgia Paolocci che non va. Attenzione a De Cassan che lotta di questa volta, ma Nerini alla meglio e riparte così l'amico. Zelnite per Botteghi, Nerini per Ramò, dentro Ramò va il tiro e non può andare fino al ferro così senza trovare un aiuto sotto canestro. Fasi della partita abbastanza concitate. Per Giorgia Paolocci che ribalta per De Cassan che si prova da tre e la mette così Flavia De Cassan. Si sblocca Flavia De Cassan dai tre punti. Zelnite va al tiro, non va, De Cassan a rimbalzo.
Bay ora in palleggio, di nuovo in attacco, un vertice, Paolocci, il Capompei, e qui c'è il fallo di Gianolla sulla regista bianco-azzurra. Che fallo è di Gianolla? Il primo. Dopo 25 minuti di partita, Gianolla fa il suo primo fallo. Dopo averne subiti, penso, 7-8. Pompei in palleggio, marcato dal capitano della Nico Nerini. Paolocci non va. Tentativo un po' frettoloso di andare al tiro, ci ha provato. Ramone anche va. Ah, la fa su ancora il pallone. Gianolla. Altro rimbalzo per Nico, che ha un ennesimo possesso. Teghi non va. Pompei in più. La fa sua. Beatrice Stroscio, che canestro, ottima intesa tra Pompei e Stroscio, e Luca Androli. Chicca spinge il suo basket prediletto con questa bellissima percussione e cioccolatino per Stroscio, che appoggia con facilità. Si è ripresa bene dopo anche lei problemi alla caviglia, infatti aveva dovuto saltare la partita con Firenze. Si è ripresa molto bene, come abbiamo visto. Sì, abbiamo visto, ancora non è, sì, vedi, un po' lentina, vedi che manca un po' sui cambi di velocità, se la guardi bene, ma deve trovare fiducia, perché ha i mezzi che tutti conosciamo, è un'ottima giocatrice per la categoria, deve ritrovare la sua migliore forma. Vediamo il capitano Federica Giudice, che da nota stoica qual è, ci prova in tutti i modi a riscaldarsi a bordo campo, a correre su questa caviglia infortunata. Vorrà rientrare in campo a tutti i costi, e infatti, come vedete, rientra. Bisogna sparargli a pallettoni per costringerla a non rientrare. Si riparte quindi 4:54 alla fine del terzo periodo. E Giudice di nuovo sul parquet. Sì, è di quello stavo parlando. Benché zoppicante, lei ci tiene talmente tanto che gioca sopra il dolore. Baldi chiude la penetrazione di Gianolla, ma Nico ancora in possesso. Botteghi, crossover, Botteghi. Palleggia il resto tiro. Morbido. Metta ancora un vertice con Pompei in palleggio. Stroscio. Paolocci. Ma il capitano! Ottima azione delle due veterane della PFU. Botteghi non va da tre. Ancora cambio su questo pick and roll. Non riesce. Paolocci, Lecce, il cronometro, e va a raddoppiare con Baldi. Queste sono le paolocciate che portano frutti e grinta per tutta la squadra. Stroscio va in panchina, rientra De Cassan. Attacco per Pompei. Attacco PFU, De Cassan. Pompei scarica sul capitano da tre punti, non va, ma rimbalzo, ci arriva Nerini, e qui bisogna Baldi. Fallo di Baldi, che presumiamo sia anche il suo terzo, forse. Vediamo Dell'Olio pronto a rientrare. Terzo fallo di Baldi, rientra Dell'Olio. Veramente Cotnis e Baldi già con tre falli. Molto brava De Cassan a recuperare ancora. Adesso deve migliorare nelle scelte in attacco su queste palle recuperate. Pompei dentro. Pompei, grande
chicca Pompei. E chicca non ci sta, va ancora al ferro, 46-37. Umbertide prova a allungare, a mettere le mani sulla partita. Mustasi da tre, non va e c'è il fallo. E giudice, capitano, porta a casa un fallo di Gianolla di un peso specifico importantissimo. Anche dal punto di vista psicologico. Psicologico, dal punto di vista della fiducia nella squadra, dal punto di vista suo che soffre su questa caviglia e dal punto di vista di lettura del momento della partita in cui Umbertide è a più 9 e anche la palla in mano per incrementare il vantaggio. Moriconi si fa rubare palla, perde palla e deposita facilmente a canestro. Aumenta il pressing dell'amico Paolozzi per De Cassano. Forza Ilaria, non ti demoralizzare, perdere una palla appena si entra in campo è una delle cose più brutte per le giocatrici, ma Moriconi bisogna sempre fare qualcosa di utile dopo un errore. C'è dell'olio. Dell'olio lotta. E scadono i 24 secondi. Rimessa Nico. Con Gianolla che andrà a prendere. Subire un contatto in volto. La sirena del 24 leva dall'imbarazzo gli arbitri che non sapevano a chi fischiare questa palla. Per cui Umberti allunga la difesa a tutto campo. Vediamo difesa individuale di Umbertide. Sale l'intensità in difesa in questa fase della partita. Molto bene l'area volare sullo skip, costringe Botteghi a pestare la linea laterale. Scusa, no Botteghi, Gigliotos. Da qui non vedo benissimo. E Ilaria può condurre un'altra azione d'attacco. Dell'Orio con l'alto basso. Paolozzi. Candela di Paolozzi. A più 9, a un minuto e mezzo alla fine del terzo periodo. Gianolla. Dell'Orio. Blocco irregolare. Dell'Olio si avvicina troppo a Gianolla, che abbiamo visto è molto brava con questo cambio mano e cambio di ritmo a battere le lunghe. E va ancora in lunetta. Quanti tiri liberi ha Gianolla? Non saprei. Non lo sapremo mai, in quanto mancano le statistiche oggi. O meglio, lo sapremo più tardi. Sì, alla fine della partita sapremo tutti i dati, purtroppo chiediamo scusa per l'assenza delle statistiche. E Gianolla porta a meno 6 il gap. Mini break di Nico che rosicchia un po' di vantaggio. Con questo gioco da 3 punti. Giudice. Attende l'uscita dai blocchi delle compagne, il giudice. Paolozzi. Non va. Sfortunata Paolozzi. Primo ferro su questa tripla e adesso Umbertide deve difendere molto forte in quest'ultimo minuto per impedire a Nico di riavvicinarsi. In attacco la Nico con Ramò, tenta di rubarle palla, in vano Ramò. Molto pressing della difesa della PFU. E va bene perché Gianolla non riesce a ricevere. Brava palla. Ilaria con un secondo di ritardo, ma riesce a intercettare. Bene, non c'era niente dal lato debole. Regolare, lo scarico su giudice che non va al tiro di Cassan per Paolozzi. Vediamo se la consegna a De Cassan. Paolozzi da tre, non va. Ancora primo ferro per Paolozzi, ma ancora rimbalzo Moriconi, per De Cassan. Ancora da tre, non va. Moriconi forse Gianolla con troppa fretta cerca la tripla per entrare in partita. Zelnite, gioco spalla canestro di Zelnite, non va, a rimbalzo Moriconi. Un tiro, 10 secondi,
Bianconi, 6 secondi, 5 secondi. Blocco piatto da ultimo possesso classico. Un secondo, Moriconi. Dentro! Palleggia allo adesso tiro di Moriconi. Allo scadere. Moriconi si riporta più 9, ci risentiamo tra poco per l'ultimo quarto. Ultimo quarto di questa partita tra la Bottega del Tartufo Umbertide, Giorgio Tessi, Nico Ponte Buggianese. 51-42 più 9 grazie alla tripla allo scadere di Moriconi, che è da rivedere. Moriconi ancora trova Giorgia Paolocci, Paolocci per Dell'Olio, calpesta la linea, sarà rimessa. Collaborazione bella, alto basso di Paolocci, però dopo doveva continuare il taglio. Dell'Olio pesta la linea e perde la palla. In attacco c'era Nico con Elena Ramò. Ramò che trova Zelmite, marcata dal giudice. Giglio Tos. Backdoor di Giglio Tos. Fallo di Moriconi. Sì, necessario. Sì. Adesso non si possono concedere canestri facili. È stata brava qui Giglio Tos a fare questo backdoor, perché il difensore aveva la testa girata verso la palla. Rientra Baldi per Dell'Olio. Prosegue la permanenza in panchina di Kotnis. Eh sì. Adesso però andiamo a vedere. Non sbaglia il primo. Giglio Tos. Uno su due e ancora Gianolla fa venire. Sbaglia Gianolla il tapin. Molto brava Gianolla però, sì, su questi rimbalzi. Moriconi per giudice. Baldi. Grande palla di giudice. Baldi, dopo Baldi il pick and roll. Ancora Baldi a rimbalzo. Indietro per De Cassan e poi per Moriconi. Riparte così. 10 secondi per andare al tiro. Moriconi in palleggio. Moriconi per Baldi. Baldi non vale. Passi di Baldi. C'era, sì. Era una palla difficile di Ilaria, bella, ma difficile in quanto Baldi era cerchiata da due difensori e non poteva avere il ritmo per tenere il palleggio. Ricevendo in corsa, intendo. Punteggio di 51-43. Meno 8 l'Amico, Frustaci ora al limite che attacca in questo momento. Gianolla ruba palla, però intercetta questo passaggio Giorgia Paolocci, riparte così. Magia di Paolocci. Moriconi, vediamo cosa farà, non va il tiro. Moriconi per Baldi. Moriconi, Baldi, Paolocci ci pensa, ci ripensa. E De Cassan. Moriconi ribalta per il capitano da tre, non va neanche il capitano, c'è ancora De Cassan, palla contesa che però premia l'Amico. La grinta di De Cassan si è fatta vedere anche oggi, si sta facendo vedere anche oggi. Sì. La grinta lei ne ha da vendere, deve migliorare chiaramente nelle scelte offensive, molte volte vanifica questa carica agonistica, questa energia che ci mette in difesa e nella metà campo offensiva. Secondo time out chiesto da sì. Andreoli, siamo a 8:22 alla fine della partita. Nel terzo quarto veramente da incorniciare per un vertice in cui ha ritrovato. Sì, evidentemente Andreoli ha capito che adesso è un momento clou nel quale Nico Basket deve per forza tentare il tutto per entrare in partita, quindi adesso deve essere brava Umbertide a giocare come se fosse sotto. Adesso Umbertide deve stringere ancora di più le cinghie in difesa e lavorare con intelligenza in attacco. Rientra Kotnis, come vediamo, che ha tre falli a carico, come anche Baldi, la sua compagna di reparto. Vediamo la difesa scelta da Staccini per questa post time out. Ancora difesa individuale per Umberti. Giglio Tos in attacco ora l'Amico, ma c'è un fallo fischiato a sì. De Cassan. Era una gomitata di Frustaci.
più che un fallo di De Cassin, molto brava questa ragazzina a fare un fallo che fanno le giocatrici esperte, e a fallo fischiare al difensore. Neanche due minuti e siamo già a due falli contro gli Inter di Nico. Ramò ci prova da tre, non va, a rimbalzo Moriconi, tenta di rubare la palla, Nerini scivola e scorre fuori il pallone e sarà rimessa per la PFU. Niente palla contesa che avrebbe... Anche Nico allunga a tutto campo la difesa individuale, cercando di mettere in difficoltà Ilaria Moriconi, che subisce fallo. Subito dalla play del PFU da parte di Frustaci. Rimessa PFU affidata a Flavia De Cassan. Moriconi. E qui invece c'è un fallo commesso da Cotnis. Pessimo fallo di Cotnis che cambia l'angolo di blocco all'ultimo momento. Frustaci va a stamparsi, ma guadagna un fallo importantissimo, un possesso per la sua squadra. Quarto fallo, quinto? Quarto dovrebbe essere. E rientra Paolocci. Doccia fredda per Cotnis. Giglio Tos. Baldi difende su Ramò e sfiora la palla, quindi sarà rimessa per Nico Basket in attacco con 11 secondi sul cronometro da giocare. Rimessa in attacco quindi per la Nico, 7.42 alla fine della partita. Ramò. Ramò trova Carlotta Gianolla. Gianolla, ma intercetta questo passaggio a Nerini. Giorgia Paolocci. Le paolocciate che ci fanno innamorare. Riesce a capire la linea di passaggio e recupera un altro grandissimo pallone. Una seconda intercettazione, quindi altra palla rubata a referto per Paolocci. Moriconi in palleggio, passaggio dietro, palleggio dietro la schiena. Finalmente la palla arriva al giudice, che non va, forza un po' il tiro. Ma De Cassan salva le castagne dal fuoco. Giudice, non va. E stoppa bene Paolocci. Ancora Paolocci, one man team, one girl team, one girl band. Cambio perché esce Frustaci e rientra Botteghi per la Nico. Queste ultime conclusioni tradiscono giustamente un po' di nervosismo. È una fase, come dicevamo prima, molto importante. Umberti adesso deve cercare di sbagliare il meno possibile. De Cassan e ruba palla. De Cassan ancora col manuale della difesa. Recupera un'altra palla, penso che sia in doppia cifra per le palle recuperate. Eh sì, come dicevamo nella partita con Civitanova, MVP per la grinta che mette sul parquet Flavia. Angolo di passaggio per Baldi in post basso. Lo scarico sul capitano. Giudice! E guadagna due liberi il capitano. Giudice con un quarto di campo, attacca prima il centro, poi vira sul fondo e va a prendersi due tiri liberi fondamentali. Vediamo se ci sarà una zone press o una difesa individuale allungata. Lo sbaglia. Dopo i tiri liberi, per far perdere un po' di tempo e lucidità alla manovra offensiva di Nico. E sono più 10 per Umberti da adesso. Vantaggio in doppia cifra per Umberti quando mancano 6 minuti e 24 secondi alla fine della partita. In attacco il nemico con Ramò. Nerini. Ramò. E non riesce a intendersi con... Anche qui Paolocci è molto brava a levare la sedia e a mettersi sulla linea di passaggio. È come se avesse recuperato lei questo pallone. Anche Paolocci mette molta grinta oggi sul parquet. Entrambe con De Cassan. E canestro più fallo di Moriconi. Moriconi. Ottimo Moriconi.
gioco da tre punti di Iaia, molto brava qui. Attacca il canestro con decisione, subisce il fallo e realizza. E non sbaglia Moriconi, il libro argentino. Merini che trova il Ramò, non va al tiro, ma c'è un fallo commesso da Giorgia Paolozzi. Sì, si era avvicinata troppo a Ramò, che è molto furba, finta il tiro, mette giù la palla e Paolozzi è costretto al fallo. Perché in bonus la prossima volta, nel prossimo fallo, manderà... Sì, Umberti deve raggiungere il bonus. Neanche a metà del quarto e siamo già in bonus. Beh, l'ultimo però quarto è una fase in cui normale, si difende anche, forte. Anche Nico ne ha tre. Bravissima Ramò con la sua mano sinistra, reverse layup. De Cassan, Paolozzi, Moriconi. Grandissimo backdoor. De Cassan in reverse. Passaggio. Flavio De Cassan. Stupendamente stupendo di Moriconi. Più 13 ancora per la PFU. Baldi sbaglia Frustaci e c'è Baldi. Allora Moriconi. Baldi prende un bel po' di mazzate ma protegge bene questa palla. De Cassan attende l'uscita del giudice dai blocchi, ma il passaggio è impreciso. È antisportivo di De Cassan. E questo costa un antisportivo. È un momento in cui ci vuole pazienza. Anche le bloccanti devono aprirsi e andare verso la palla per offrire una linea di passaggio, in quanto su questi cambi o su questa difesa dei blocchi il Nico adesso gioca il tutto per tutto, quindi salirà ancora più l'intensità difensiva. Umberti deve mantenere il sangue freddo e giocare con lucidità tutti i 24 secondi in attacco. Non sbaglia Frustaci. Non so, è entrata a strosce per De Cassan e rientra Pompei per Moriconi in questi 4 minuti e 39 che mancano. Grandissima prestazione di Laia. Dopo la prima palla persa ha dimostrato di essere una giocatrice molto maturata. Botteghi, Frustaci ancora per Botteghi che si va da 3. Non va, c'è Chicca che si arriva prima di Nerini. Vuol ripartire la PFU. Pompei. Non va Pompei, ma c'è Beatrice Stroscio che la consegna a Baldi per Paolozzi, ancora per Chicca da 3. Non va anche neanche questa volta Pompei. Paolozzi. Fortunatamente Nico regala una palla, perché non eravamo molto d'accordo su queste due triple di Chicca. Non abbiamo mai cambiato lato, dobbiamo costringere la difesa di Frustaci, Nico a muoversi. Infatti altro errore. Staccini aveva chiamato time out che viene concesso Staccini con un po' di ritardo, l'aveva già chiamato dall'azione precedente, perché giustamente è inutile prendersi un tiro da 3 a pochi secondi all'inizio dell'azione quando devi gestire il cronometro. Infatti Staccini ci parla sopra sul meno 11. No, meno 9. Nico meno 9. No? Meno 9, prima eravamo meno 11, oggi siamo a 58. 4-9 Nico, 5-8 Umbertide. 9 punti vantaggio per Umbertide a 3 minuti e 45, sì. Ero rimasto a 47, quindi 3.45 da giocare, quindi in questo ultimo periodo. 49, non abbiamo purtroppo i...
Chiaramente Nico adesso presserà forte la palla, cercherà di anticipare ogni linea di passaggio, come avete visto nelle ultime azioni che hanno portato a dei recuperi da parte delle toscane. Vedete ancora difesa allungata, passaggio forse un po' pigro di Federica. Difficoltà per Umberti nella rimessa contro la difesa pressante. Baldi per Paolozzi. Pompei attacca, quindi Umberti rimpalletta, c'è ancora il play, maglia doppio zero e poi perde palla, la fa sua Botteghi. 3 e 23 da giocare in quest'ultimo periodo. Ramon. Pompei con una persa sanguinosa va a palleggiare di fronte alle mani di Botteghi. Ramon scarica su Gianolla, si prova da 3. Gianolla da 3. Numero 6. Giudice Baldi non la fa, non ce la fa. L'agitazione, diciamo, la frenesia distratte. Sono no, più che distratte, chiaramente un po' agitate, innervosite, sì. No? La frenesia sempre nemica della squadra in vantaggio in frangenti come questa. Mentre Nico trova fiducia con questa triple Gianolla e può attaccare dopo questo ennesimo recupero. In attacco ora la Nico, Ramò per Frustasi che si prova da 3, non va, ma arriva anche Ternerini. Ramò e la piazza da 3 e Ramò porta un solo possesso, solo 3 punti dividono le due squadre, 5-8, 5-5. Vedete che Umberti è nervosita, ma gioca la carta dei due playmaker con Moriconi e Pompei in campo proprio per poter portare la palla di là con più lucidità. Non sbaglia neanche Paolo Ciata che la piazza da 3 per il più 6. E non sbaglia neanche Botteghi, però dall'altra ma parte. Ma Botteghi non ci subito. Sta, risponde con un'altra tripla anche lei. Fatica Baldi, fatica Umberti di andare in campo. Di là. 1:50 alla fine, più 3 Umberti, palla in mano per Umberti. Pick and roll flat. Lo scarico per Paolozzi. Paolozzi da 3. Sì! It's Paolozzi time, gli ultimi 2 minuti, ricordiamo, it's Paolozzi time. Seconda tripla di seguito. Umberti deve difendere forte adesso. Non va questa volta. Allegra Botteghi. Baldi distrutta, Moriconi. Ma riesce a recuperare il rimbalzo. Moriconi si va avvia verso Pompei. La linea laterale. 1:19. 1:17. È ancora lunga, calma ragazzi, è ancora molto lunga. 8 secondi e c'è un fallo. L'ultima cosa che devono fare Moriconi e Pompei in questo momento è lanciarsi lungo la linea laterale, specialmente a ridosso della metà campo, perché verrebbero raddoppiate e andremo incontro a altre palle perse assolutamente sanguinose in questo momento della partita. 1:11. Paolo Citano, le Paolo Sciato, gli ultimi 2 minuti. -58 il punteggio, quindi come dicevamo di una partita sconsigliata e deboli di cuore come tante altro che abbiamo commentato, e nell'ultimo è stata veramente negli ultimi 2 minuti una sagra della tripla.
Nico era tornata a meno 3, ma con le unghie e con i denti Umbertide sta difendendo il suo vantaggio. Paolocci la rimessa, rischia infrazione di 5 secondi. Pompei, vediamo cosa farà. Lo scarico per Paolocci, 5 secondi, lo scarico su Baldi. Baldi dal mezzo angolo, ma c'è chicca. Sente il peso della palla, oltre a essere un po' in debito di ossigeno, come vedete dalla sua corsa. Non va, c'è chicca Pompei, a rimbalzo, 46 secondi. Baldi, 8 secondi per passare a metà campo. Questi errori di infrazione di 8 secondi banali, con due playmaker in campo, nessuna che va a offrire una linea di passaggio sul raddoppio a Pompei, e Nico recupera un'altra palla importante. Rientra De Cassan. Quaranta secondi alla fine, più 6 per Umberto. Merini trova Frustaci. Ramò prende il fondo, nessuna va ad aiutare dal lato debole. È un canestro facile. No, Pompei. Così come il recupero di questo e passaggio Pompei suicida di De Cassan. Nessuna che fa un blocco per smarcarsi su questo pressing dalla rimessa. 27 secondi, Gianolla in lunetta, un leitmotiv di questa partita, sbaglia, chiama ancora la difesa pressing Andreoli e Staccini chiama time out per rimettere in attacco, supponiamo. Lo sbaglia Gianolla, meno 3 Nico, 27 secondi dal termine. Vediamo quale sarà la scelta di coach Staccio, se rimettere in attacco come da suo diritto negli ultimi due minuti, o se rimettere a tutto campo per poter giocare i 24 invece che i 14 secondi. Sono 3 punti di vantaggio per Umberti da 27 secondi alla fine. Sì, 27 secondi come dicevamo saranno lunghissimi, con solo un possesso di distacco. Sì, 3 punti. 3 punti. Beh, certo, quella rimessa di De Cassan, diciamo che c'è qualcuno che sente puzza di supplementari? Sceglie di rimettere in attacco coach Staccini. Paolocci si appresta a eseguire i dettami del coach. Rimessa PFU. Giudice. Ovviamente la scelta di Nico Basket è fare fallo sul possesso. Botteghi. E il giudice può andare in lunetta. A 26 e 11 alla fine della partita, giudice a disposizione, due leader. Non sbaglia. Mette i due possessi, Federica, fra le due squadre. 2 su 2. 6-6, 6-1, 26 secondi alla fine. Non va. 15 secondi. E Ramò deposita ancora canestro, qui errore difensivo, meno 3 ancora. Sì, dorme un po' su questa ultima azione, evidentemente le giocatrici si erano totalmente convinte che fosse già finita la partita su quel rimbalzo che sembrava preso da Pompei, invece Nico lo ha recuperato, è servito una giocatrice totalmente libera, dimenticata da Umberti, ma Staccini aveva l'asso nella manica, l'ultimo time out
a 12 secondi e 87 dal termine, 6-3 Nico, 6-6 Umbertide. Presumibilmente rimetterà ancora in attacco Umbertide per giocare tutti questi secondi e Nico farà fallo immediatamente. Qualunque sia l'esito dei tiri liberi, Umbertide non deve commettere fallo e non deve concedere triple in transizione. Che sappiamo, 12 secondi nel basket sono una vita. Rimette Umbertide. Rimessa affidata a Giorgia Paolocci. 12 secondi. Il capitano è ancora fallo. Ancora fallo. Come fallo di Frustasi. Era logico. Danni del capitano. Mamma mia. Le 19:40, intanto non trema la giudice mano di Federica. Giudice porta due giudice. Possessi, fondamentale per la squadra. 2 su 2. 6-8, 6-3, 11 secondi. No tripla 6-8, subito. 6-3. Sotto Ramò. Mano di Ramò. Lo sbaglia. Pessima idea di De Cassan. E a 5 che secondi. Commette un altro errore. Incredibile. Incredibile. Perché butta Ramò le mani sui piedi della giocatrice. Secondo me la rimessa non andava affidata a De Cassan, avendo sbagliato le ultime frangenti della partita così delicati. Commette anche fallo dopo e quindi è costretta a uscire per il suo quinto fallo. Rientra Dell'Orio giustamente per essere presenti a rimbalzo. Ma Nico non vuole proprio vincere questa partita e sbaglia questo tiro libero. 0-2. Ancora un fallo, 2 secondi e 60, 6-5, 6-8. Ennesimo regalo di Umbertide che si è andata a complicare la vita Frustasi dolorante sul parquet con degli errori banali. Cerca di mettere ordine a rimbalzo, Costaccini parla con le sue giocatrici. Abbiamo Paolocci che gioca praticamente da 3 adesso, Baldi da 4 e Dell'Orio da 5 per avere un triangolo a rimbalzo in questi 2 secondi e 60. Che mancano. Botteghi in lunetta, potrebbe sbagliare il secondo e potrebbero mettere una tripla, dici? Non va. Intanto Botteghi sbaglia il primo. Vediamo come evolve il secondo, che voleva sbagliarlo invece lo mette. E questa volta Umbertide reattiva con le sue esterne. Umbertide subisce fallo e possiamo andare così in lunetta a prendere il rimbalzo, costringerà al fallo tattico ovviamente, e basterebbe segnare un tiro libero per mettere due possessi e fine a questa sofferenza, come dici tu. Non trema la mano del capitano, grande Federica Giudice.
2 su 2 ancora del nostro super capitano, a denotare il suo sangue freddo in questo frangente. Vittoria per Umbertide, dopo una quarta vittoria dopo una partita drammatica, complicata soprattutto dal punto di vista psicologico in alcuni momenti, ma grande dimostrazione, come al solito il cuore umbertidese porta a casa una grande vittoria. Grazie per averci seguiti. 70-66 per la PFU al termine di questa partita sconsigliata e vietata, deboli di cuore. 6-6-7-0. E quindi ci risentiamo per la prossima partita, domenica prossima alle ore 15:30, sempre.